oggi a tutti ragazzi, sono Alien e oggi vi mostrerò alcune location dove trovare le casse nella zona nera. In queste casse è possibile trovare equipaggiamento di solito prezioso, ma soprattutto crediti della zona nera, fondamentali per acquistare equipaggiamento dai venditori della zona nera, specie quello che vi ho fatto vedere ieri nel video, ve lo ricordate? Il link lo trovate in descrizione. Per aprire queste casse è necessario possedere una chiave della zona nera e queste chiavi si possono ottenere in due modi: A, uccidendo i nemici controllati dal computer nella zona nera, o B, uccidendo i giocatori avversari umani sperando che questi si portino dietro almeno una chiave. Sì, perché quando si muore nella zona nera si perdono soldi, punti di grado zona nera e un certo quantitativo di chiavi, sempre zona nera. Detto questo, vi mostro 5 locations che sono riuscito a recuperare un po' in giro, quindi potrebbe essere utile specialmente quando il gioco sarà lanciato, cioè l'8 marzo. Queste location riguardano i settori ZN1 e ZN2 della zona nera. Tenete bene a mente questa mappa perché orientativamente è in corrispondenza delle X che potete trovare ciascuna cassa, che di solito è accompagnata dalla presenza di nemici elite, quindi con barra gialla, e se non li trovate significa che qualcun altro è passato prima di voi e ha già fatto pulizia. Ho messo anche le coordinate in modo tale che sulla mappa basterà spostarsi in corrispondenza della zona e piazzarci la destinazione, sarà lo stesso sistema GPS a portarvici. Facile facile. Ho inoltre numerato le varie casse in modo tale da dare un altro punto di riferimento, perché lo scopo è quello di girare per l'area e controllare le varie casse, uccidendo anche i nemici nei pressi, che comunque qualcosa la droppano di sicuro. Una cosa molto veloce e importante: se siete in gruppo e anche solo uno di voi ha una chiave, aprendo la cassa rende disponibile il loot all'intera squadra, cioè ognuno si intasca il proprio loot, quindi non serve che ciascuno usi la sua chiave per aprire la cassa. Adesso passiamo all'analisi veloce di ciascuna zona, partendo dalla prima cassa, che è situata nell'area della metropolitana. In questo caso chi c'era prima appunto ha già fatto pulizia, ma in genere è facile trovare nemici elite che, se uccisi, appunto droppano qualcosa. Qui sono arrivato quando la battaglia era quasi terminata. Trovate qui la prima cassa. Dunque, le casse hanno una specie di cooldown, cioè un tempo di recupero di cui il funzionamento non è ancora chiaro. Molto semplicemente, se la trovate chiusa, passate alla successiva, appunto nella vostra marcia ideale. Cassa numero 2, anche qui sono arrivato tardi perché era già stato pulito tutto, la trovate in fondo in questo vicolo e chiaramente anche qui già stata aperta. Cassa numero 3, questa è una delle mie zone preferite, vicino alla Morgan Library. Eliminate anche qui i nemici, se ce ne sono, chiaramente, e troverete la stessa cassa proprio nei pressi dell'ingresso presunto, magari secondario, non saprei, della library. Sono stato sfortunato perché erano già state aperte tutte le casse in questo video. Comunque non avevo chiavi zona nera per aprirle, dunque non ci sarei mai riuscito a farvi vedere cosa trovare al suo interno. Cassa numero 4, questa è situata proprio in bella vista al centro di questo edificio multipiano, di solito sempre zeppo di nemici, come tutte le altre casse del resto. La trovate proprio nei pressi di questi divani, su questo piano rialzato, per così dire. Cassa numero 5, la più nascosta di tutte, in una zona dove è possibile trovare un energumeno provvisto di lanciafiamme, che ha una gittata importante, quindi attenzione a non stargli troppo addosso perché becca piuttosto da lontano. È una zona piuttosto compatta e dunque, dopo aver eliminato tutti i nemici, bisogna proprio avviarsi verso il confine della zona dove appunto potremo trovare l'ultima delle casse. Bene amici miei, questo è tutto, molto velocemente. Se non dovessero cambiare le location una volta uscito il gioco, beh, immagino che questo video potrebbe ancora esservi utile anche dall'8 marzo in poi. Sentitevi pure liberi di condividerlo e piazzarci un like se magari è stato di vostro gradimento. Io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Alien vi saluta. Love and peace, agenti.